Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Luigi's Mansion 3. Ci avviciniamo sempre di più alla fine perché rimane il piano 12, il piano 13, il piano 14 e il piano 15. Allora, prima di incominciare vi devo annunciare una cosa. Oggi è il 21, almeno sto registrando questo episodio, è il prossimo, il 21, la Nintendo ha rilasciato il trailer di presentazione, l'ultimo aggiornamento di Mario Maker 2. Hanno messo che si possono creare i mondi e quindi io ho intenzione di creare il mio gioco di Mario. Quindi creo i mondi, vi lascerò un piccolo annuncio con sotto in descrizione l'ID o quello che servirà per cercare questi mondi e voi li giocherete i miei mondi. Ovviamente i mondi mi ci vorrà un po' di tempo perché, beh, si possono aggiungere tanti livelli. Io ho intenzione di farlo bello. Nello scorso episodio abbiamo affrontato le camere illusorie e abbiamo scoperto questa nave che non serve a un emerito cazzo. In questo episodio dobbiamo esplorare questo piano, il covo dei pirati. Speriamo di trovare Johnny Depp nei panni di Capitan Jack Sparrow. Oh, è vero sta parte. Non possiamo procedere. Ci serve questo. Ma purtroppo ci serve un potenziamento. Ma come si faceva a azionare Strambic? Mi sembra guardando qui. Sì, eccolo qui. Tan tan tan. Dici un po'. Luigi! Sembra proprio che tu non possa proseguire! Che cosa ci farà lì quella barca? Ah, Pingu. Poco importa, è meglio che torni al laboratorio ora! Ho un problema qui! Ti dirò i dettagli più tardi! Ti aspetto, svegliati! Goodbye. E non ciao, come dicevo nel secondo capitolo. Ah, Luigi, ti aspettavo! Ti stavo aspettando. Cosa? Manca un Todd? Giusto, ora ti spiego. Vedi, stavo pensando di modificare ulteriormente il Poltergeist G0M. Di potenziarlo, insomma. Fiducioso che avrei trovato il pezzo necessario per modificare il Poltergeist nell'hotel. Quindi ho mandato il Todd a cercarlo. Ma beh, vedi, devi dare un'occhiata qui, Luigi. È un filmato della telecamera che ho dato al Todd. Vediamo un po'. Vediamo l'assist Todd in azione. Quello è il pezzo che ci serve. No, il pezzo! Non è ciò che pensi. Dov'hai? Ok. La telecamera! No, no! Porca telecamera, dai! Mi sarà costato tantissimo ai GED costruirla. Sembra che sia stato attaccato da un fantasma e che il tutto sia stato ripreso dalla telecamera. Ascolta, Luigi, questo filmato è un indizio. Dovrai usarlo per rintracciare il Todd. Dove? Ma il Todd si trova in questa stanza. E stranamente la telecamera è scomparsa. Allora, dobbiamo usare Gommi Luigi per andare a prendere il Todd. Che si trova dentro quella scatola, se si vede bene. Ragno d'oro! Che abbiamo preso il tubo sbagliato. Come vedete c'è qualcosa che si muove lì. Ora lo scopriremo che cos'è. Allora, dobbiamo girare questa manovella. Allora, ecco qui il Todd. Salve Todd! Adesso ritorniamo alle maniere di Luigi's Mansion 2 e lanciamo il Todd. Oh, guarda! Luigi, è il pezzo che volevo recuperare! Che hai fallito. Non pensavo che fosse laggiù. E adesso il problema è.
Ho capito, ho capito, ho capito. Tutto. Perfetto. Andiamo qui. Prendiamo questo. Soldi, 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 soldi. E ora dobbiamo prendere il pezzo. Non mi ricordo altamente come si fa, tipo così. Ecco come si fa. Lanciando il toll. Missione compiuta. O forse no. Adesso bisogna rifare tutta quella strada del condotto che era allagata. Eccoci, siamo arrivati dove ci serve il Todd. Da questa parte, Luigi! Oh sì! Dove sei? Dove sei? Non toccarmi il Todd. Eccoti qui. Vieni qui, bello spiritozzo. Vieni qui. Perfetto. Adesso ci serve il Todd. Andiamo qui. Un palloncino. Vieni qui, caro. Carissimo Todd, noi siamo veramente amici. Ci conosciamo da tantissimo tempo. Ricordi quando ti ho salvato un milione di volte in Luigi's Mansion 2? Dovresti essermi in debito, quindi aiutami. Vai a prendere. Perfetto, scendi giù. Perfetto. E adesso mettiamolo al suo posto. E scocciamo questo muro. Perfetto. Bravissimo. Qui mi ricordo che c'è una gemma. Come vedete, se riuscite a vederlo, lì c'è la forma di un fantasma, che è nella stessa posizione del fantasma del logo di Ghostbuster. Come vedete? Beh, più o meno. Ed eccolo qui, il fantasma della gemma. Da quanto tempo? Perfetto, prendiamo un'altra gemma di questo piano. Soltanto la seconda, dovremo tornare a prendere ancora le altre quattro. Okay. Allora, mi sembra che sia così la posizione. Che qui si trova. Sì, è qui. Andiamo. Sì, eccoci qui. E andare qui. Ma perché c'è sta musica? Poi, dopo essere entrati qui, bisogna lanciare il Todd qui e qui da tutta l'aria che c'è qua. Mi sembra che bisogna salire qui sopra per effettivamente tornare qui. Ma prima di tutto facciamo a pezzi questo fantasma che ci ha dato una marea di problemi. Il multisplash. Oh oh. Eccoci qui, l'ultimo vero scontro. Perfetto. Partiamo al laboratorio e vediamo un po' che cosa aggiunge questo potenziamento. Ah, bentornato Luigi. Ti dispiacerebbe darmi quel pezzo? Eccolo qui. Ovviamente Luigi ha sempre le tasche super giganormiche. L'universo di Super Mario Galaxy proprio. Ma che aspetti? Dammi anche il Poltergeist GZRM. Dai, dai, dai. La prima volta nella storia dei giochi di Luigi's Mansion che durante l'avventura Luigi si toglie il Poltergeist. Oltre che alla fine. Guarda un po' cosa abbiamo qui. Ho completato le modifiche dal Poltergeist GZRM. Perfetto. La nuova funzione si chiama Super Raspi. Super Aspiravolvere. Grazie a essa il Poltergeist GZRM dispone ora di un potere di aspirazione incredibile. Volevo dirlo meglio però. Purtroppo per usarla devi collegare l'apparecchio a una presa elettrica speciale
un inconveniente da nulla, dai. Signori, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.